Giornata di confronto e consultazioni all'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Caltanissetta per l'avvio dell'attività di manutenzione della campagna antincendio. Il direttore dipartimentale delle foreste, Gianfranco Perno, ha infatti avviato il tavolo di confronto con i sindacati. Si tratta del primo incontro di altri successivi per pianificare l'attività che vede coinvolti in provincia 504 lavoratori dell'antincendio e un migliaio di addetti alla manutenzione. L'intento è quello di scongiurare un ritardo nell'avvio della campagna e rendere più sicuro il percorso dei mezzi e dei lavoratori. Oggi siamo qua all'Ispettorato perché c'è un incontro propedeutico per l'avviamento dell'antincendio che si prospetta quest'anno, dovrebbe rientrare tra il 15 di maggio e il 15 di giugno. A quanto pare le risorse per quanto riguarda il completamento dell'attività antincendio ci sono, o almeno ci dovrebbero essere nell'arco dello svolgimento di questa campagna antincendio. Le nostre richieste sono capire in tempo utile come si svolgerà la campagna antincendio anno 2016 per evitare di affrontare le stesse problematiche dell'anno scorso che sono state disastrose. E ancora attendiamo parte degli stipendi di ottobre dell'amministrazione dell'ispettorato e del periodo di protezione civile fatto nei comuni e quindi non è stato erogato ancora questo stipendio. Oggi siamo stati convocati dal nuovo dirigente per affrontare immediatamente l'attività antincendio che si svolgerà quest'anno, quindi attendiamo come verrà elaborato questo piano d'antincendio, mettiamo le mani avanti, visto quello che è successo l'anno scorso, non venga ripetuto quest'anno, anche se oggi la Regione Sicilia leggiamo che non ci sono più risorse. E mancano i soldi per i comuni, per i pippi, per i forestali, eccetera. Ci auguriamo che i mezzi quest'anno vengano revisionati in tempo e che quando il personale verrà messo in servizio non sia fermo all'interno delle postazioni, ma possa entrare immediatamente in funzione a tutela del nostro territorio.